Buongiorno amici di Orme sul Mondo, le pillole che abbiamo pubblicato su Facebook giornaliere sono piaciute molto, abbiamo avuto un ottimo riscontro, per cui abbiamo pensato di riproporle sul nostro canale YouTube per chi le avesse perse, per chi le volesse rivedere, in un unico episodio. Quindi procederemo così d'ora in poi, pillole su Facebook quotidiane, quando possibile, e un video più completo su YouTube per raccoglierle un po' tutte. Niente, per ora è tutto, godetevi il filmato. Buongiorno a tutti, oggi è il 17 luglio, siamo sempre nel parco naturale del Vercors e siamo diretti a Villard de Lans. In questi giorni c'è il Festival dell'Aria e siccome la sosta è proprio davanti al campo volo dei parapendii, pensavamo che potesse essere una buona idea fermarci da queste parti. Bene, vi faccio vedere la sosta. Noi siamo... Eccoci, questo è il campo volo. Come vedete stanno facendo dei voletti e noi siamo qua. Praticamente la sosta è qua a bordo del campo volo. Campo volo. Ma dove diavolo siamo? Cioè, abbiamo provato sul blog a tenere aggiornata la nostra posizione quotidianamente, ma per il momento ancora non funziona così bene, perché è possibile vedere tutto l'itinerario da settembre, da quando siamo partiti dall'Italia in questa stagione, e quindi vedere tutto l'itinerario fatto nel dettaglio, ma le ultime soste non sono aggiornate. E così abbiamo pensato di inserire, di pubblicare queste pillole di vita quotidiana in cui possiamo anche tenervi un po' aggiornati sulla nostra posizione. Oggi è il 17 di luglio e siamo a Lans-en-Vercors, nel parco naturale del Vercors. In questi giorni c'è il Festival dell'Aria, festival di parapendii e cose varie, e quindi ci fermiamo ancora qualche giorno da queste parti. Ci serve un po' d'acqua oggi. Buongiorno amici, 18 luglio, un po' di arretrati come vedete, un po' di camere d'aria da riparare, continuiamo a bucare ultimamente. E stavo riflettendo sul tempo, il senso del tempo. Molte aziende vedo lungimiranti, stanno offrendo ai propri dipendenti tempo per ripagarle dei propri straordinari. Può sembrare assurdo, ma in effetti il tempo è denaro. Beh, qui abbiamo quattro camere d'aria, sono almeno 12-13 euro. Se trovo il tempo per ripararle, ci metto 20 minuti, mezz'ora, ho risparmiato un po' di soldini. Ma il tempo non basta, secondo me, perché anche il luogo, poter fare queste cose all'aria aperta, in posti meravigliosi, magari in attesa che qualche parapendio decolli da questo campo volo, è fantastico. Che ne dite? Wow, è una sosta meravigliosa questa qui a Lans-en-Vercors.
direttamente sul campo volo, proprio una delle più belle. Bene, per ora è tutto, alla prossima! Luglio, lasciamo l'Ansinvercore, siamo diretti a Grenoble, non è molto distante, e per fare un po' di spesa, un po' di acquisti. Solito. Il solito, e come diciamo sempre noi, procedure di evacuazione! Eccoci qua, siamo arrivati, non siamo mai venuti a Grenoble, domani passa il Tour de France, e bonjour madame, bonjour. Bonjour. Domani passa il Tour de France e quindi non resteremo qui per vederlo, ma ripartiamo presto. È la prima volta che veniamo in quest'area di sosta, ma vediamo un attimo. Tiriamo giù le bici, pista ciclabile e si fa un salto in centro. La ciclabile è molto bella e fresca, perché oggi è una giornata davvero molto calda e quindi è perfetta, tutta ombreggiata lungo il fiume Isère, quindi la comoda anche per arrivare. In realtà non stiamo andando in centro a Grenoble, stiamo andando dalla parte opposta, però il decathlon non è di qua e quindi ne approfittiamo per fare un giro sulla ciclabile lungo l'Isère. Siete ricordati di scaricare il nostro libro sui murales? Mi raccomando, però per averlo dovete iscrivervi alla newsletter, così avrete anche tutti gli aggiornamenti del caso sul nostro blog Orme sul Mondo. Un po' Dai! Un po' di pubblicità. Forte! Bello, no? Comodo. Ah, pompa. Guarda. Tu puoi scegliere il tuo tipo. Controlliamo anche le nostre gomme dopo, amo. Sì. Adesso vai di saldi. Yuhu! Terrain Bull. Terrain Mist, ti fa scegliere un copertone, cioè è un casino, c'è di tutti i tipi, mi sa che mi tengo quello che ho già, però è il terreno secco, io ho il 26, ragazzi queste sono una figata, sono quelli che volevo prendere io da mettere, da tenere in camper, gonfiabili, però non c'è budget per il momento. E per oggi è tutto, missione compiuta, alla prossima!